Soprattutto che mi sia stata data libertà di parlare quello che mi sento di dire sulla bellezza. E allora parlerò di mio figlio, perché è la cosa più bella e straordinaria che io abbia incontrato nella mia vita. E questo figlio ha una storia però letteraria, che ha a che fare col mio lavoro. Io scrivo libri di storia. E qualche anno fa, come molti saggisti, stavo lavorando a diverse ipotesi. Schedavo, archiviavo, prendevo appunti, raccoglievo bibliografia, sia su Gabriele D'Annunzio, sia su Filippo Tommaso Marinetti. E a un certo punto dovevo decidere da quale cominciare. Avevo deciso di cominciare da Marinetti perché non volevo pubblicare il libro nel centenario del futurismo, mi sembrava un po' volgare, anche se questo sarebbe stato nei desideri dell'editore. E così cominciai a lavorare a Marinetti ed ero già un bel pezzo avanti, quando un giorno compare mia moglie e mi dice: sai Giordano, aspettiamo un bambino. Il mio primo bambino, a 50 anni passati, potete immaginare l'emozione, la gioia, lo stordimento incredibile che mi ha preso. E in quel momento, proprio in quel momento, io ho deciso di abbandonare Marinetti e di dedicarmi ad Annunzio, perché sono due geni, due grandi inventori della modernità, due grandi creatori, due grandi anticipatori. E però Marinetti ha avuto anche molti dolori nella sua vita, soprattutto alla fine. D'Annunzio invece è un uomo che non solo è riuscito a realizzare tutti i propri sogni, ma è un uomo soprattutto che è riuscito a farli sognare agli altri uomini. Io non sapevo quale augurio fare al mio bambino mentre cresceva nella pancia che occuparmi di D'Annunzio, perché potesse anche lui, come dice Gabriele D'Annunzio, fare della propria vita un'opera d'arte, cioè un'opera di bellezza. E così è stato. Avrei anche voluto chiamare il bambino Gabriele, però mia moglie, quando gli ho annunciato questa decisione, mi ha detto: sai Giordano, io ho avuto una storia importante con uno che si chiamava Gabriele, cambiato immediatamente nome, il bambino si chiama Nicola Giordano, mi ci sono voluto mettere anch'io, e oggi è una meraviglia di 3 anni e 2 mesi, è già alto 1 metro e 3 centimetri, e già questa è una cosa che mi incanta, perché io sono arrivato a 1 metro in prima elementare. Evidentemente la nostra genetica, la nostra nutrizione è talmente cambiata in meglio che permette questi miracoli. Nicola Giordano ha fatto anche il miracolo che, siccome è fortissimo e mi mena, può sempre fare la lotta. Pensate che alla prima volta che gli è stato chiesto cosa vuoi fare da grande, lui ha risposto: voglio dare martellate. Questo mi annuncia un carattere di un certo tipo che promette bene. Quindi io l'accompagno a scuola la mattina, cosa che mi dà una grande gioia, così come mi dà una grande gioia per la prima volta nella mia vita di avere sempre voglia di tornare a casa. E questo è il miglior augurio che io posso fare a chiunque. Avere voglia di tornare a casa è una cosa che non mi era mai capitata, un dono del cielo veramente. L'accompagno a scuola, nella stessa scuola scelta appositamente c'è una magnifica piscina con palestra, e lì io mi tengo in forma perché appunto il ragazzo è molto minaccioso e molto energico. In Toscana, io sono toscano, c'è un proverbio che credo sia diffuso in tutta Italia, cioè ogni bambino il suo fagottino, cioè ogni bambino porta un regalo ai genitori. Nicola Giordano me ne ha portato uno magnifico, perché io ho scritto questo libro su D'Annunzio,
che è piaciuto molto, ha cambiato, ha contribuito a cambiare la critica sul D'Annunzio, rendendola più moderna, lasciando perdere gli orpelli del legame con il fascismo e capendo soprattutto che lui era un uomo che amava la libertà, conservare intiera la libertà fin nell'ebbrezza. Questo è un suo motto e questa è una forma di bellezza vera. E il libro ha avuto successo anche di pubblico, ma soprattutto ha fatto sì che un giorno mi telefona il ministro Sandro Bondi e mi dice: professore, lei vuole diventare presidente del Vittoriale degli Italiani? Sono quasi svenuto. E poi ho qui accanto Federico D'Annunzio. Purtroppo devo dire, ogni volta me lo chiedono tutti, sono l'unico discendente di Gabriele D'Annunzio, bisnipote diretto, e dopo vi racconterò tutta la storia. Allora, Giordano, hai fatto un bellissimo racconto, entrando perfettamente nello stile e nella sensazione di tutti questi avvenimenti, dove ciascuno racconta la bellezza per sé, e la bellezza per te è la bellezza della vita. No? Però il tema di oggi era le voci della bellezza, cioè questa parola che trasporta